Un commento su questo campionato, purtroppo ormai abbiamo terminato tutti gli aggettivi. Preoccupante. Dall'inizio la squadra non è riuscita mai, diciamo, a mantenere una regolarità, che forse nei campionati così di Serie B è sempre importante, è avere un equilibrio, diciamo, in tutte le giornate. Non so, forse per la questione degli investimenti che la società ha fatto, forse per qualche investimento, non so, fuori posto, sbagliato, ma cioè io sarebbe una ingiustizia della mia parte fare un'analisi così profonda. Mentre la matematica dice di sì, si deve credere, può succedere di tutto, però bisogna che ci fosse in questo momento una risposta della squadra nella questione di gioco e soprattutto nella questione di risultato, che in questo momento è quello che conta. Pescara-Atalanta, 9 aprile 1989, 1-1, l'Atalanta allenata dal compianto Emiliano Mondonico, guardate che punizione. Qui invece a Genova, Sampdoria-Pescara, l'ultimo gol firmato da Junior, il momentaneo 1-1, poi la Sampdoria di Viale e Mancini si imporrà per 4-1, era il 28 maggio 1989, grandissimo destro su calcio franco. Io spero che sia stato un gradito maggio questo, Leo. Certo, certamente, anche perché guardare questi momenti sono eccezionali. Ho vissuto 2 anni da professionista nel Pescara, indimenticabile. Noi siamo riusciti, io parlo sempre dei miei compagni come Gasperini, Ciarlantini, tutti questi amici che siamo riusciti veramente a vivere questi momenti bellissimi. Qualcuno si aggregava, per esempio, Marchegiani, Franco veniva sempre a battere le punizioni per farci ridere, prendevamo lui e dicevamo, guarda, con questi piedi qui, però lui ogni tanto da lontano con la palla in movimento riusciva a fare qualche bel tiro. Voglio capire se ci sono delle differenze, sicuramente ci sono, però anche Gelsi ha fatto dei gol pazzeschi. Questo a Reggio Calabria, me lo ricordo perché ho fatto la radiocronaca, 1996, sì, l'anno di Rossi. Questo invece col Palermo, guardate un po'. Sì, questo al 90esimo, 2-1, perdevamo 1-0. Questo con la Regina, sì, in casa, 3-0. Niente male, vero Leo? Faceva comodo in quell'anno lì. Guarda qua, prende la mira con Lecce in casa. Questo col Padova, c'era Allegri che giocava nel Padova e si fece espellere quel giorno, lo ricordo, 1997. Che avete fatto vedere i miei gol, ne sono fiero, ma neanche posso allegargli le scarpe a quello che ha fatto Leo, scusate. Leo è l'emblema del calcio, secondo me. Diciamo, Leo, facciamo così, diciamo che ha imparato bene Gelsi. Assolutamente sì, anche se almeno non ho mai di quello avuto... che ho visto qui ha imparato benissimo. Tutti quanti erano convinti, almeno molti erano convinti, che sarebbe diventato un grande allenatore o che comunque avrebbe fatto la carriera di allenatore. Perché hai scelto di fare altro, cioè di continuare con Rede Globo, di fare il commentatore? Perché Paolo, io ci ho provato, però non era, diciamo così, nella mia testa quello di continuare, diciamo, nell'ambiente del calcio come allenatore. Perché non ho fatto nessun corso, per esempio. Ho vissuto tre volte questa esperienza, ma più per aiutare i compagni. 2 volte nel Flamengo, perché mi hanno convinto, dai, andiamo. Allora ho detto, no, guarda, vado un po', dedicare un po' del mio tempo alla mia famiglia, ai miei figli, voglio crescere assieme a loro. Poi sono tornato a fare una esperienza eccezionale, che è quella di direttore sportivo, che è più difficile ancora dell'allenatore, capito? E allora, dopo quell'esperienza nel 2004, io avevo già fatto qualche anno lavorando come opinionista, ho detto no, adesso basta, perché i problemi prima era qualcuno, adesso erano diventati tanti, tutti assieme, non mi farebbe stare tranquillo, felice, perché per fare questo lavoro bisogna essere felice, bisogna alzarsi, prendere la macchina, arrivare al campo e essere felice, se no si va lì soltanto per una questione di soldi o qualsiasi altra cosa, per me non va. Io ho fatto questa scelta e penso proprio, guarda, dopo tanti anni che ho fatto la scelta giusta. Ma io ho una frase che mi ha detto Platini, Michel, quando è venuto in Brasile nel 97, prima dei mondiali della Francia, e noi siamo stati a cena qui con quelli della Confederazione Brasiliana, e lui mi ha chiesto cosa stai facendo. In quel periodo stavo come allenatore del Flamengo,
E lui mi ha detto una cosa che è importantissima. Guarda, Leo, tu non devi mai chiedere che questi che comandi facciano le cose che facevi te. Questo è un grossissimo sbaglio, perché lui aveva vissuto con la nazionale francese questa esperienza, e magari lui ha visto che una cosa che per lui era facile, semplice da fare, gli altri non riuscivano a fare. E questa è una delle cose che ho preso, diciamo così, di questa esperienza. Dopo qualche anno, certamente ho detto no, non riuscirò mai, né? Quello che mi ha detto Michel dietro, e certamente, ripeto, penso di aver fatto la scelta giusta. Assolutamente, sei un po' il Marchetti della situazione come commentatore, dai. Dopo 20 anni massimo penso di qualche cosa posso dire. Beh, certo, come no, e lo fai molto bene.